Non l'ho sentito, Daniele, però insomma, oggi è una partita amichevole. Abbiamo visto un Pineto ben organizzato nei reparti. C'è la speranza veramente di far bene. La squadra è ben messa in campo. Manderà un messaggino simpatico al presidente, visto che ha vinto la prima sfida? Vediamo questo derby di settembre, no? 24-25 si giocherà in posticipo. Quando si gioca, presidente? Mi auguro di vedere lo stadio Adriatico pieno. Perché ci sono gli europei di atletica? Master? Non lo so se viene rinviato oppure adesso... Chi deve venire rinviato, il derby o l'atletica? No, forse il derby. No, dipende un po' da questa manifestazione. Io non so, questa fa parte del comune di Pescara, quindi... La partita di oggi è calcio di agosto, ma il Pineto dove vuole arrivare quest'anno, presidente? Mi auguro che veramente che facciano un bel campionato, che venga superato, ecco, l'impatto di un salto di categoria e di essere già pronti in questo professionismo, che è sicuramente veramente molto molto bello. Oh, se le dovessi dire colonna di sinistra della classifica, quindi playoff, che mi risponde? E che può essere un bel obiettivo e dobbiamo crederci. Come credo, no? Massimo, che sia l'obiettivo del Pineto. Do sì, un altro auricolare al presidente. Sì. Sì, un attimo, che ho dato un altro auricolare al presidente che ti ascolta, quindi ora puoi fare la domanda. Vai, ti ascolta. Buonasera, intanto, presidente, è sempre un piacere interloquire con lei. Ecco, Marcello Di Giuseppe ha effettuato ben 19 operazioni in entrata. La squadra è stata rifatta ex novo, ma lo si sapeva già. Un solo prestito. Evangelisti, cioè non solo avete rifatto per intero la squadra, ma avete anche patrimonializzato, non è poco, no? Beh, questo dipende da Marcello, dalla sua professionalità, dalla sua lunga esperienza in queste categorie professionistiche, quindi io mi aspetto veramente grandi soddisfazioni da parte del lavoro che ha fatto, sicuramente. Mercato chiuso o arriverà qualche chicca a fine stagione, a fine sessione? Questo non lo sappiamo. Massimo, che dici? Mi sta chiedendo se arriva qualcuno. No, le volevo chiedere di... Massimo, fai tu il Marcello Di Giuseppe. No, Massimo, le volevo chiedere, la curiosità è su Giambè, com'è la situazione? Giambè sta bene, abbiamo fatto tutti i test cardiaci, no? Riguarda risonanza magnetica cardiaca, ecocardio, eccetera. Non ha nulla veramente di preoccupante, ma deve riprendere. Oggi ha ripreso gli allenamenti e quindi si sta preparando per rientrare in forma e in forza al Pineto.